sul campo con Kevin Passannante, del pilota dello store DJI di Milano. Esatto, corretto. E che cosa ci fai vedere oggi, Kevin? Oggi in esclusiva andremo a vedere il nuovo Mavic 2 Pro. E ha mai volato con te questa macchina? L'abbiamo già testato una volta, ma oggi saremo qui a testarlo con voi di Drone Zina. Tra l'altro piove, quindi vedremo anche se, come se la cava con un po' di pioggia. Per fortuna non molto forte. Esatto, vedremo, dai. Dovrebbe comportarsi comunque bene. Questo è l'eroismo dello staff di Drone Zina e di DJI, che per voi provano anche sotto la pioggia battente. Bisogna provarla comunque in tutti i tipi di condizioni. Ecco, il radiocomando sembra proprio quello del vecchio Mavic. Esatto, è molto simile. Soltanto che ha due particolarità. La prima è che ha gli stick a scomparsa, esattamente come sul modello precedente, il Mavic Air. E in più, è molto piaciuta questa cosa perché permette di metterla via in poco spazio. A livello spazio di trasportabilità è ottima. E poi soprattutto all'interno monta delle ventole di raffreddamento che fanno sì che appunto il telecomando non si surriscaldi nel momento dell'utilizzo. Che sarebbe poco piacevole trovare, esatto, il telecomando che va in protezione termica. Esatto. Questo è il copri gimbal. Esatto, il copri gimbal che è stato cambiato semplicemente con un accessorio in plastica che fa sì che nel momento del trasporto io riesca a tenere ancora con più sicurezza il gimbal del proprio drone. Senti, guardiamolo bene questo gimbal, perché questa macchina qua è quella con la camera Hasselblad. Esatto, camera da un pollice, Hasselblad, 30 fps in 4K. Ma rispetto a quella, la camera di un Phantom 4, secondo te su che livello siamo? Molto simile, superiore, inferiore? Beh, allora, quella del Phantom montava un sensore Sony, qui invece andiamo a montare un sensore Hasselblad. Il test è ancora da effettuare e ve lo faremo sapere presto. A livello, secondo me, comunque di registrazione video in 4K a 30 fps, secondo me il Mavic Pro 2 è superiore rispetto al sensore che viene montato attualmente nel Phantom 4 Pro. Che ci stai facendo vedere? Che tenendo premuto sullo schermo si ha la possibilità di spostare la camera a 180 gradi sia a destra che a sinistra, chiaramente avendo un piccolo difettino sul fatto che prenda dentro il piedino del Mavic Pro. Lo giri dall'altra parte così, certo, lo vediamo andare. E ci punta proprio a noi. Ah certo, il piedino resta nella ripresa. Esatto, purtroppo sì. E senti, ma in su quanto va? Verso l'alto? In su va già rispetto ai, gradi, esatto, insomma, rispetto ai precedenti droni e agli altri prodotti riesce ad andare su di 30 gradi. E questo può essere utile se uno deve fare delle riprese da sotto, per esempio in un capannone. Esatto, è utile dello spostare la camera, come vi ho fatto vedere precedentemente, tramite il tap sullo schermo e metterla in una virale, in modo tale che riesco a fare delle ripresine a 180 gradi molto carine. Verso il basso, quindi, esatto, cosa molto utile quando si fa l'aerofotogrammetria di precisione. Come mai su una camera così performante, con un pollice di sensore, non ci sono 60 frame per il 4K? Una scelta dovuta a cosa? Allora, DJI sicuramente non l'ha dichiarato, ma si presuppone che non abbia messo 60 fotogrammi per secondo per il semplice motivo che sennò il Phantom 4 sarebbe uscito fuori produzione. A livello di camera sicuramente questo qui, come detto precedentemente, a mio parere è superiore avendo un sensore Hasselblad rispetto al Sony che viene montato sul Phantom 4. Però i 60 fps, la motivazione che ci diamo un po' tutti a livello di store, a livello comunque generale, è soltanto che sennò il Phantom 4 sarebbe praticamente inutile, preso e messo da campo. Anche il sistema di segnalazione per quanto riguarda le batterie è un pochino più carino esteticamente, perché ti dà, cioè, è suddiviso in quattro quadranti, sì, e ti dà la percentuale, sì. Secondo me non è assolutamente male. Siamo pronti. Mm-hmm.
sensoristico viene montato come sul Mavic Air il sistema APAS, quindi che è questa iconcina qua che mi raccomando è attiva quando diventa blu, che sì. Sostanzialmente cosa ti garantisce? Che nel caso ci fosse un ostacolo lui automaticamente riesce ad evitarlo andando a destra e a sinistra in base alle condizioni che lui reputa migliori. E se io faccio l'ostacolo lui mi evita? Sì. Proviamo? Proviamo. Sopravviverò a questa prova? Faccio da cavia per l'APAS, vediamo se è vero che il drone mi evita o non mi piglia in pieno. Venendo contro di te, ha reputato che la condizione migliore fosse evitandoti verso destra, ha fatto sì che si è spostato lui autonomamente verso destra e ti ha superato andando. Ma tu eri pronto, vero, con la radio se mi pigliava sì, in testa? Assolutamente sì, ma ero sicuro che il drone non avrebbe fallito. Anch'io, ma però mi sono sentito un po' il figlio di Guglielmo Tell. Non ero partito, okay. Riportiamo. Okay. Active Track, che si tratta? Esatto, in questo momento andremo a fare l'Active Track. L'Active Track era installato anche nel modello precedente, soltanto che questo viene chiamato 2.0. Perché viene chiamato 2.0? Prima di tutto perché ci saranno attivi tutti i sensori che sono a bordo del drone, quindi anche a 360 laterali. Gradi, esatto, corretto. E poi soprattutto anche perché adesso il riconoscimento dell'oggetto lo fa in modo tridimensionale rispetto al modello precedente che lo faceva in due dimensionale. E quindi adesso che cosa vediamo? Come funziona questa prova? Stefano Orsi, il direttore scientifico di Dronezine, si nasconderà dietro l'albero e vediamo se lui lo riprende. Esatto. Cosa ha fatto sì che ti ha aspettato praticamente al varco non appena ti ha ripreso ti ha continuato a seguire esattamente come bravo Mavic 2. Comunque può essere utile per qualsiasi tipo di inquadratura. Aspetto. Stefano, ti vedo molto interessato a questa macchina, è affascinante, ti ha seguito bene? Direi che è un bell'oggetto, finalmente hanno fatto un salto di qualità. O meglio, ritiriamo tutto, non è vero, non hanno fatto un salto di qualità, hanno fatto un salto molto importante sulla sicurezza. Il fatto che abbiano montato tutti i sensori, tutte le telecamere, permettendo appunto una movimentazione molto semplice e molto sicura, anche evitando verso l'alto gli ostacoli. E verso il basso abbiamo appunto i LED che illuminano nel notturno, non si potrebbe volare, però comunque in condizioni di scarsa luminosità è un'ulteriore sicurezza per il Mavic 2. Può anche capitare di dover atterrare però in una zona d'ombra, o anche volare come SAPR, e quindi si può fare il volo notturno. Il fatto che abbia i due LED permette di avere una migliore visibilità e luminosità sul terreno sottostante, in modo che le telecamere possano rimemorizzare la posizione e atterrare con precisione da dove erano decollato, o comunque valutare di fare un atterraggio in condizioni sicure senza ostacoli. Direi un bel oggetto, le antenne sono situate come nei modelli vecchi qua nella parte anteriore, permettendo quindi un range decisamente al di sopra di quello che è permesso dalla normativa, ma che comunque va detto viaggia intorno agli 8 km per la versione americana, quella italiana sono un po' meno. Dimensioni, vabbè, l'avete ormai si è già sentito un po' da tutte le parti, è effettivamente un po' più grande, nel senso che è un po' più lungo e soprattutto un po' più alto rispetto al Mavic Pro. È comunque un bell'oggetto, secondo me. L'unica cosa che avrei fatto, se fossi stato in DJI, gli avrei fatto un piccolo restyling stilistico, ma non si può avere tutto.
si assomiglia molto al predecessore, mentre invece effettivamente il Mavic Air è un pochino più elegante e moderno. Sì. Un mio parere personalissimo, che non lo scriverò, non lo dirò in nessun video da nessuna parte, se proprio bisogna prendere tra i due, tra lo zoom e questo, vedo un significato per questo con la camera Hasselblad, perché almeno fai un salto di qualità anche a livello di risoluzione, di sensoristica, con una maggiore precisione e risoluzione. Anche perché se uno vuole fare il dolly può anche farlo in post-produzione, non sì, è semplicissimo, ma un professionista è in grado di farlo. Ormai dei plugin che lo fanno quasi in automatico, con i principali programmi di... E che cos'è? Ci incuriosiscono queste camere posteriori, che immaginiamo siano i famosi sensori sì. di posizione, laterale e posteriore. Esatto. Ecco, va detto, per questioni di sicurezza, ne parlavamo prima anche con Kevin, che i sensori non sono sempre attivi, soprattutto quelli laterali, in tutte le modalità di volo. Quindi bisogna prestare attenzione a quello che segnala l'app, perché in alcune modalità di volo il movimento laterale è come se non li avesse i sensori, quindi bisogna prestare attenzione, ma si può vedere chiaramente l'avviso sulla app DJI. Ma chiediamo a Kevin, ma se sbatti contro un albero, secondo te cade o riprende il volo? Allora, sicuramente, essendo molto resistente, riprenderà sicuramente il volo. Al massimo si scheggerà una piccola elica 1-2, ma riprenderà sicuramente il volo. A livello anche componentistica è anche molto robusto rispetto al modello precedente. Ma un'altra roba simpatica davvero, a parte la cimice, siamo in campagna dall'altra parte. È il fatto di poter accedere all'SD qua direttamente con molta semplicità. Possiamo appunto avere un accesso rapido e veloce alla micro SD. Esatto, che questa era una cosa che prima non c'era. Micro SD fino a 128 giga. Fino a 128 giga, che per usando il 4K non se lo succhia comunque abbastanza in fretta, sì. Vero? E poi un'altra nota positiva che ha ereditato dal Mavic Air è il fatto che all'interno monti uno storage di 8 giga, dove lui può registrare direttamente all'interno del drone e poi successivamente andare ad installare una micro SD, dove appunto può continuare a filmare una volta esaurita la memoria all'interno del drone. Questo è molto utile per i fotografi distratti come me, che più di una volta mi è capitato di avere macchine fotografiche e droni tutti pronti, ma con la SD a casa. Non si può dimenticare, infatti DJI ha pensato proprio anche a questo. Ha pensato a me DJI, ha detto Masali te la metto dentro così almeno non resti deluso.